Allora, Garzano, innanzitutto grazie per esserti fermata. Tu questo palazzetto, beh, il tuo è un ritorno, conosci praticamente ogni angolo, quindi inutile che ti dica che insomma è sempre una bella emozione tornare qua. Questa sera avete preso per i capelli questo incontro, nel senso che dopo il 2-0 non era facile magari ricominciare a resettare tutto, eppure siete riusciti e siete anche riusciti a portarlo a termine. Sì, probabilmente la maggior parte del pubblico credeva fosse fatta fine secondo set. Siamo stati bravi a rimanere lì con la testa e credo che per stasera dobbiamo pensare ai due punti che portiamo a casa e non al punto che lasciamo qui. Quello ci pensiamo martedì quando ritorneremo in palestra a lavorare. Comunque sapevamo che era un campo ostico, che... La prova è la scorsa settimana, comunque Busto non è riuscito a cambiare l'incontro e quindi dobbiamo cercare di pensare positivo. Sappiamo che tante cose non sono andate bene, non abbiamo le fette di salame negli occhi, non siamo persone ipocrite, però va bene, abbiamo giocato di squadra e ripeto, sono due punti importanti. Ecco, poi sul 2-2 mentalmente siete più avvantaggiati voi, insomma, perché dal 2-0 al 2-2, però lì poteva succedere da una parte o dall'altra, perché ci sono stati episodi, capovolgimenti di fronte continui. Sì, diciamo che non sempre sul 2-0 siamo riusciti a ribaltare la situazione. Dipende un po' da tante cose. Questa sera però per come sta giocando Legnano in questi ultimi periodi. Sì, sapevamo che comunque non venivamo qui a e non era, cioè, a guadagnare subito i tre punti, cioè che ce l'avessimo già in tasca. Comunque sapevamo che la partita sarebbe stata difficile, nulla di semplice. Loro stanno giocando bene, comunque sono un po' in fase di emergenza perché si allenano in 10 e quindi cercano di dare il tutto per tutto comunque quando giocano. E, ripeto, non era semplice arrivare qui e capovolgere la situazione. Loro sono una bella squadra, hanno dimostrato che comunque anche se sono sotto di noi in classifica sanno giocare e quando giocano, giocano bene. Cosa ti aspetti delle prossime partite che decideranno un po' tutto il campionato, sia testa, coda, centro, sì, insomma diciamo che i playoff sono sempre una ruota, l'importante è arrivarci e tra l'altro Modena lo insegna perché l'anno scorso è partita malissimo e poi si è ritrovata in finale. E Novara anche, perché comunque anche Novara insegna che anche l'anno scorso comunque a un certo punto dovevamo cambiare allenatore noi, dovevano cambiare allenatore loro, quindi di queste quattro partite mi aspetto quattro gare alla morte per tutti, nel senso che tutti giocano per fare punti, perché comunque ne mancano poche, quattro gare sono pochissime, sono... 12 sono punti. Anche tante le pretendenti. Sì, esatto, non ci sono squadre che sono già scese e non ci sono squadre che sono già tranquillamente prime, perché le prime lottano per rimanere prime, le seconde lottano per arrivare prima e via dicendo, quindi saranno quattro incontri per tutti tosti, importanti, tutti vogliono vincere contro tutti e cercare di fare il maggior punti possibile. Grazie mille. Prego, grazie a voi. Grazie mille.